Ringrazio il direttore, ringrazio gli organizzatori. Qualche riflessione sull'Italia a cui stiamo lavorando, perché non ho la sfera di cristallo, ma io penso che questo governo, non, mi auguro che questo governo arrivi fino in fondo, perché avere come unico collante la paura di andare alle elezioni e di far vincere gli altri per 2 anni e mezzo per il paese sarebbe pericoloso. Un paese che io vedo e su cui stiamo lavorando, stiamo usando questo periodo di opposizione per studiare, allargare, coinvolgere, sempre parlando di un'idea d'Italia non per i prossimi 5 anni, ma per i prossimi 20 anni. In questa sala, nelle sale attigue, c'è qualcuno che informalmente, e lo ringrazio, ci sta dando una mano, perché stiamo raccogliendo competenze in ogni settore. Un'Italia fondata sulle libertà, sulla velocità, sulla semplicità, sull'innovazione e sul merito, non sul caso. Vengo alle cose fatte, all'Italia del sì versus Italia del no. Ieri ero in Veneto. Veneto è aperto il più grande cantiere in questo momento operativo in Italia, la Pedemontana, 2 miliardi 258 milioni di euro, in gran parte privati, avendo superato ostacoli burocratici di ogni genere. Ecco, per rilanciare il paese, il modello Genova, il modello Lega, dovrebbe essere applicato a tutta Italia. A Genova si è compiuto un piccolo grande miracolo: in 1 anno e mezzo, 1.000 operai, centinaia fra tecnici, ingegneri, architetti, geometri, un ponte ricostruito ex novo, derogando a tutte le normative burocratiche, dal codice degli appalti in giù, senza ritardi, senza tangenti, senza incidenti sul lavoro. Io, girando l'Italia, perché la vita a distanza, la didattica a distanza, il lavoro a distanza e la politica a distanza possono essere occasionali ed eccezionali, non sistematici, perché lo smart working, se eretto a regola, desertifica le nostre città, e quindi non penso che soprattutto nel pubblico sia il futuro di questo paese. Però, appunto, girando, sono stato in Val Trompia, che è uno dei distretti industriali più importanti, dove aspettano da anni 5 km di bretella autostradale fermi per motivi burocratici. Sono stato a Genova, mi ha ricostruito il ponte, ma è ferma la gronda. 60 km, di cui 50 in galleria, progettata e finanziata da privati, ferma sulla scrivania del ministro delle Infrastrutture dal settembre scorso per litigi e problemi interni alla maggioranza. Questi 60 km di autostrada non sono sovranisti, sono utili al paese. Io mi rifiuto, direttore, di pensare a un paese che tira a campare fino al 2022 per provare a incidere sull'elezione del Presidente della Repubblica, e intanto ferma la Val Trompia, ferma la Gronda di Genova. Sono stato settimana l'altra, a proposito di innovazione, cambiamento e futuro, a Reggio Calabria a presentare il candidato sindaco sostenuto dalla Lega, che è un dirigente di alto livello che ha collaborato alla costruzione del Ponte di Genova. E la mia ambizione, visto che bisogna porsi obiettivi importanti, è che dopo 40 anni di chiacchiere fra Reggio e Messina, e non è un collegamento fra Calabria e Sicilia, è il collegamento fra Sicilia e Berlino, fra l'Italia e l'Europa, ecco che chi ha ricostruito il ponte di Genova costruiscano in 5 anni di mandato il ponte sullo stretto, 4 miliardi di euro di budget, tutti a carico di privati. Preferisco il ponte alla pista ciclabile. Puoi mettere la pista ciclabile sul ponte, però preferisco partire dal ponte se devo scegliere. E sono i sì e i no. Ieri ero a Venezia, ci sono investitori stranieri pronti a investire a Venezia, nella portualità veneziana, centinaia di milioni di euro, ma ci sono i no NAV. Noi abbiamo sconfitto in 1 anno di governo i no TAV, i no TAP, i no Olimpiadi, e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 porteranno sul territorio 5 miliardi cash di indotto, oltre a una promozione turistica incredibile. Mi ero perso i no NAV. E ieri ho incontrato gli armatori, tutti gli imprenditori del distretto veneziano, che ovviamente con cautela, Venezia è un gioiello, però io penso che lo sviluppo dell'ambiente debba assolutamente essere compatibile con l'infrastrutturazione del territorio. Sto girando la Toscana borgo per borgo, e a proposito di fare, questo è un consesso di uomini che hanno fatto, che hanno immaginato ma hanno realizzato. Qualcuno si stupisce sui giornali, non il direttore, ma qualcuno si stupisce del fatto che in Toscana dopo 50 anni ci sia partita aperta, e io ho una mezza idea, umilmente e scaramanticamente, di come vada a finire, ma non perché i toscani sono impazziti, perché gira per Firenze
un volantino dell'attuale candidato sindaco del Partito Democratico, il dottor Giani, persona rispettabile, che nel 1989 prometteva un nuovo aeroporto per Firenze. Nel 1989 la nostra candidata governatrice attuale aveva 2 anni e andava all'asilo nido. Nel programma del PD per la Toscana del 2020 c'è un nuovo aeroporto per Firenze. Ora, non è una questione di sovranismo o di egoismo, però parole, fatti. Su come aiutare l'economia senza, immagino che tutti prima di me e dopo di me parleranno di taglio delle tasse, riforma della burocrazia, riforma della giustizia in maniera sicuramente più competente di quanto non possa fare io. Io parlo di alcuni progetti già depositati, quindi non di quello che come Lega e come centrodestra vorremmo fare, ma di quello su cui stiamo lavorando. C'è un progetto di reshoring, di rilocalizzazione di aziende che per mille e uno motivi sono andate all'estero. Questa può essere una grande occasione. Sant'Agostino diceva che da un grande male può derivare un grande bene, e quindi è chiaro che con incentivi fiscali, mi ha detto che ieri il Presidente del Consiglio su questo era scettico, però secondo i nostri calcoli dei nostri esperti, rilocalizzare in Italia, ovviamente offrendo condizioni burocratiche e fiscali di convenienza a 1650 aziende, che sono più o meno il 25% della produzione, significa riportare in Italia circa 60 miliardi di euro di fatturato. Quindi avvantaggiare le aziende che vorrebbero tornare a investire, anche perché le differenze di costo si stanno assottigliando fra la produzione italiana e la produzione in altre realtà del mondo, e la crisi ci ha fatto capire che se tu deleghi alla potenza cinese interi settori della tua produzione, faccio un caso molto concreto, il mondo delle sigarette elettroniche che conosco è stato assolutamente fermo perché una parte della componentistica arrivava dalla Cina. Se la Cina per mille e uno motivi chiude le barriere, tu sei fritto. E quindi rendere conveniente rientrare in Italia, tempi della burocrazia e tempi della giustizia sono i due principali ostacoli per chi vuole reinvestire in Italia. Non solo le aziende, noi stiamo lavorando anche a una rilocalizzazione, fatemi usare questo termine quando si parla di esseri umani un po' bizzarro. Noi abbiamo residenti all'estero 353.000 pensionati di medio-alto livello italiani, molti dei quali in Portogallo perché c'è un'esenzione fiscale per 10 anni. Ora, oltre che a rendere conveniente alle aziende tornare in Italia, rendere conveniente ai nostri pensionati tornare in Italia con delle no tax area in alcune regioni del sud significherebbe recuperare almeno 1 miliardo di euro di gettito, di produzione, di consumo. Per quello che riguarda le tasse, è depositata in Parlamento la nostra proposta di flat tax, fatta con molti operatori economici, che è perfettibile come tutte le proposte, che però abbiamo quantificato come primo step in una spesa di 13 miliardi di euro per arrivare a una tassa piatta del 15% come primo punto di partenza per le famiglie fino a 70 mila euro di reddito di quoziente familiare. Per quello che riguarda il privato, lo step dovrebbe essere il regime forfettario che abbiamo applicato con successo alle partite IVA fino a 65 mila euro, portare a 100 mila euro questa fascia di semplificazione e sburocratizzazione. Due temi, due grandi temi, probabilmente saranno stati invitati e mi spiace che non ci siano come relatori perché sono le basi, sono le fondamenta, scuola e università. Noi possiamo parlare di innovazione, di decarbonizzazione, di infrastrutturazione, di motivazione. Se non investiamo davvero in scuola e università in presenza, con scuole di alta formazione, con scuole professionali. La mia non è una polemica personale con il ministro Azzolina, io non ho problemi personali con nessuno. Sono stato nelle province autonome di Trento e Bolzano, ieri l'altro, la scuola e gli insegnanti dipendono dalle province, dipendono dall'assessore. I due assessori a Trento e a Bolzano sono casualmente e fortuitamente entrambi della Lega, i bimbi sono già all'asilo e a scuola da tempo, senza problemi, senza mascherine, con gli insegnanti, senza i banchi con le rotelle, con la febbre misurata all'ingresso della scuola, prendendo gli scuolabus con la mensa e il tempo pieno. O sono dei geni a Trento e Bolzano, oppure io ieri, leggendo il Corriere, raccoglievo la denuncia di 60.000 cattedre vuote a una settimana dall'inizio delle lezioni. Se non investi in formazione, se non dai certezza alle famiglie,
In tutta Europa la didattica è già ripresa, nella vicina Svizzera, in Val Bregaglia, la didattica è già ripresa da metà agosto, in sicurezza, in presenza. Non cito l'università perché la stragrande maggioranza degli atenei, nell'incertezza delle regole, ha deciso che almeno fino a tutto il 2020 non riapre. Che immagine diamo del paese Italia con il caos sulle scuole e con le università chiuse? Possiamo trovarci a Cernobbio a esprimere i progetti più lungimiranti del mondo, ma se ti mancano le basi, se ti mancano le basi perché la scuola e l'università ti danno i risultati fra 5, 10, 15, 20 anni, come facciamo a competere con gli altri paesi europei? Mi sarebbe piaciuto sentire il ministro Azzolino o il ministro Manfredi, avremo occasione di farlo in altra sede. Chiudo perché mi dicono che i tempi non vorrei quindi portare. Ah, ho esondato di 40 secondi, scusatemi, ho fatto il riassunto del riassunto del riassunto, non sono stato abbastanza riassuntivo, però green va bene, basta che green non sia un ennesimo fardello competitivo per le aziende italiane che sono fra le più innovative d'Europa, penso alla plastic tax. Il green ha bisogno di essere accompagnato. Se tu cali dalla sera alla mattina la mannaia di una nuova tassa, metti a rischio 15.000 posti di lavoro e un comparto produttivo fra i più innovativi e all'avanguardia d'Europa. Quindi l'aggettivo green mi piace, ma va calato nella realtà produttiva e industriale del paese con intelligenza. Io non credo alla scelta fra l'Ilva a Taranto o Luna Park. Io penso che l'Italia non possa fare a meno dell'acciaio. Se vogliamo rimanere un paese industriale, l'acciaio deve essere prodotto in Italia, non possiamo dipendere da altri. E la presenza della produzione di acciaio deve essere compatibile con la salute pubblica. Non è una cosa impensabile. Chiudo con questa riflessione. Qual è il principale motivo di mia preoccupazione da osservatore come leader dell'opposizione che, per quanto io poco creda ai sondaggi, oggi rappresenta l'ampia maggioranza del paese? Ieri vengo dal Veneto, ero con Luca Zaia. Se una regione innovativa, moderna, europea, concreta, produttiva come il Veneto pare che fra 15 giorni dia a due sole liste, lista Lega e lista Zaia, il 60%, e alle due liste che rappresentano il governo, PD e 5 Stelle, il 20%, c'è qualcosa che non funziona fra il paese reale e il paese della politica. Quello che io vedo e contesto non sono delle scelte. Il danno in questo momento, e mi chiudo, che può essere fatto alle future generazioni, alla classe che produce in questo paese, è la non scelta. Ed è drammatica, lo stiamo vivendo da un anno. Direttore, ti chiedo, dimmi in questo anno una grande riforma approvata, una. Potevano piacere o non piacere, noi abbiamo, ripeto, il regime forfettario, la legittima difesa, il codice rosso, lo sblocca cantieri, il modello Genova. Sull'immigrazione non parlo perché non me la cerco io, ma se è quadruplicato il numero di sbarchi è un problema di cui farei volentieri meno. Però quello che imputo all'attuale maggioranza di governo è che su Ilva, su autostrade, su Alitalia, sulla giustizia, sui decreti sicurezza, sulla riforma delle pensioni, sulla riforma del lavoro, sui voucher in agricoltura, ci sono delle drammatiche non decisioni. Io preferirei un governo che decide e se decidi puoi prendere una scelta saggia o puoi anche sbagliare nella vita e puoi cambiare in corso d'opera. Questo paese rischia di morire di non decisioni. Gli altri stanno correndo. Sul turismo e l'agricoltura, purtroppo la Spagna ci ha già ampiamente superato da tempo ed è una cosa incredibile. Se non si decide, però, occorre prendersi la responsabilità delle scelte. Occorre sulla logistica prendere che conta per il 10% dell'impatto economico sul paese, occorre prendere delle scelte. Non puoi avere al governo qualcuno che dice no e qualcuno che dice sì. Qualcuno che vuole le navi, qualcuno che non vuole le navi, qualcuno che vuole la TAV, qualcuno che non vuole la TAV, qualcuno che vuole il MES, qualcuno che non vuole il MES, qualcuno che vuole la Gronda di Genova, qualcuno che non vuole la Gronda di Genova. Quindi io mi auguro che l'Italia torni a decidere il prima possibile, perché quando decidi dai un indirizzo. Quando non decidi per provare a tirare a campare per le elezioni del Presidente della Repubblica del febbraio 2022,
gli imprenditori e gli amministratori che incontro io mi dicono: Matteo, non possiamo aspettare febbraio 2022, noi dobbiamo arrivare a ottobre 2020, perché la liquidità già adesso è carente. Quindi l'auspicio che faccio non a me, non alla Lega, ma al Paese è che possa tornare a scegliere qualcuno che si prenda la responsabilità di decidere, nel bene o nel male, ma di decidere, perché di immobilismo, di litigio e di incertezze stiamo rischiando di morire. Grazie. Grazie.